see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. Apriamo questo appuntamento in sella alle moto costruite sino al 1930, protagoniste del circuito di San Pietro in Trento. In Grecia non c'è una grande tradizione automobilistica, ma l'Hellenic Motor Museum di Atene dimostra che la passione supera ogni ostacolo. Torniamo nell'Italia degli anni 50 con il Motom 48E. Andiamo a spasso in sella alla prima versione dell'aiolastico del celebre motorino a quattro tempi. Si chiama Vespa, ma è un'automobile con il motore bicilindrico 400 a due tempi. Il progetto è Piaggio, ma veniva costruito in Francia. L'associazione Otello Buscherini ha ricordato il campione che le dà il nome con un nuovo libro fotografico. Alla mostra scambio di Novegro conosciamo i veicoli d'epoca delle istituzioni. Questo è altro ancora con Epoca che Storia. Quando si parla di veicoli molto datati e moto e sidecar costruiti entro il 1930 li sono a pieno diritto, si è spesso portati a pensare ad esemplari destinati solo alle sale dei musei o a qualche mostra storico-culturale. Per cambiare opinione è sufficiente guardare quale spettacolo ha saputo offrire la settima edizione del raduno organizzato dal CRAME, Club Romagnolo Automoto d'Epoca, a San Pietro in Trento, in provincia di Ravenna, e riservato alle ancestre veteran e vintage, cioè le moto costruite dalle origini sino al 1930, quando con la fine della produzione della Moto Guzzi Sport 14 si è definitivamente chiusa la lunga stagione dei modelli conosciuti con il nome di sottocanna. Le oltre 100 moto presenti non si sono limitate ad un ruolo statico, ma hanno dimostrato che anche a distanza di molti anni dalla loro produzione sono in grado di offrire grandi soddisfazioni a chi le usa e soprattutto servono a ricordare a chi le ammira quale sia stata l'evoluzione e la storia del motorismo. Ormai la guida tanto delle auto quanto delle moto è condizionata dal susseguirsi di automatismi frutto del progresso e della ricerca. Eventi come questo di San Pietro in Trento contribuiscono a ricordare l'importanza delle capacità umane e il piacere che scaturisce dal sentire il motore e capirne il funzionamento. Nella manifestazione organizzata dal CRAME questo lo si può fare con assoluta tranquillità, senza doversi occupare dei problemi legati alla circolazione stradale, grazie al percorso chiuso al normale traffico. È un messaggio che si rivolge soprattutto ai giovani, che certe situazioni non le hanno vissute. L'obiettivo potrebbe diventare quello di fargliele conoscere, ma come dice Silvio Ubertino, commissario ASI della manifestazione, non è facile se non ci sono appassionati in famiglia che coinvolgono i figli. Far entrare dei ragazzi giovani, nuovi, è difficile, ma proviamo a farli fare un giro con queste moto, si rendono conto che sono dei mezzi che hanno anche delle prestazioni, quindi possono essere interessati. A San Pietro in Trento c'è anche l'incentivo della partecipazione completamente gratuita. Sicuramente sì, e di questo bisogna ringraziare il club organizzatore, il CRAME, e soprattutto anche l'organizzazione, la Proloco, penso il comune di San Pietro in Trento, che mettono molto per questo aspetto. Sulle eventuali difficoltà per chiudere le strade e allestire il percorso ne parliamo con Dario Tassinari, che a San Pietro in Trento tutti chiamano il sindaco, nonostante non rivesta alcuna carica pubblica. Grossi problemi non ne abbiamo avuto fino ad oggi, però oggi proprio sono arrivati i vigili che hanno fatto un po' di richieste, cioè transennature per la via della sicurezza. Fino adesso è andato tutto bene, poi vedremo quest'altro anno come saranno le cose. Insomma, la manifestazione era nata 7 anni fa, così per gioco, pensando di trovare una ventina di moto, invece è sempre andato migliorando e siamo arrivati a questi risultati, insomma, 100 moto non è poco. Negli altri raduni i problemi spesso vengono dalla difficoltà a raccogliere un discreto numero di moto partecipanti, mentre a San Pietro in Trento, come ci dice Guido Morelli del CRAME, che con Tassinari collabora all'organizzazione, vengono da sole, ormai non, anzi, sì, c'è un attimo di paura perché la gente ha sempre paura della stagione, ma poi anche quest'anno si è visto che la stagione tiene. E la gente ha aderito un po' in ritardo, ma ha aderito senza problemi. Le ragioni del successo, come ribadisce Morelli. Si vede che le occasioni per far circolare questi mezzi sono sempre meno
difficoltà di rimatricolazioni e cose così, e la gente ne approfitta per queste piccole, anche se è una piccola cosa, un piccolo, una piccola manifestazione, insomma, come percorso da farsi per la strada e così. È la mancanza, è la difficoltà nel poter circolare regolarmente che li spinge a venire. È difficile però attribuire il successo solo al percorso chiuso al traffico. Con Bruno Brusa, presidente del CRAN, cerchiamo di capire il segreto di questo evento. Il segreto di trovare un'ospitalità romagnola eccezionale. Quindi cosa vuol dire ospitalità? Queste signore arrivano da quasi tutte le parti d'Italia e praticamente è una continuità tutti gli anni che si ripete. È dovuta anche, non c'è quota di iscrizione, e poi l'ospitalità romagnola quando le portiamo a tavola. Formula che funziona non si cambia, ma pensate a qualcosa di nuovo per il futuro? Una chicca che potrebbe essere, l'hanno provata quest'anno, la squadra Triumph, quindi invitare quest'altro anno, a seconda del tipo di moto, venire con la maglietta come era negli anni 20, che rispecchia la marca della moto, e potrebbe essere motivo di fare quasi un gruppo a squadre come era negli anni 20. Ma a proposito della squadra Triumph, sentiamo il commento, per così dire interessato, dello scrittore inglese David Crawford, che assieme ad altri quattro connazionali ha partecipato all'evento. Il team Triumph è stato wonderful. Sembravano dei vecchi piloti della Triumph. Hanno fatto una cosa molto bella. Hanno ricordato il marchio della Triumph e l'impresa fatta nella seconda edizione del Tourist Trophy nel 1908, quando il suo pilota Jackie Marshall è stato il grande interprete della gara. Era stato bravo anche nella prima edizione, ma non così grande. Hanno fatto una cosa molto bella e quello è stato un periodo molto importante per gli inglesi. È stato davvero meraviglioso. Sì, per i collezionisti Triumph, questa è stata l'occasione per ricordare i fasti di un lontano passato. La giornata ha offerto anche l'opportunità per lasciarsi andare a un po' di larità, come ci racconta. Di Acernato da Carpi. E lei è venuto dalla diocesi di Carpi sino alla diocesi di San Pietro in Trento. A benedire tutte le moto e tutti i partecipanti. Scherzi a parte, come mai questo abbigliamento? Perché la moto un po' somiglia un po' a quella dei... Un prete, allora così facciamo un po' ridere. Ovviamente senza dissacrare nulla. No, assolutamente. Si alza l'abito, sotto cosa c'è? Vuoi vedere? No, dopo c'è il signore che guarda, non si spaventa, è meglio di no, dai. Allora, per evitare di correre rischi, dispiacevoli sorprese per chi guarda, non ci resta che salutare Renato Diacci e la sua Nera Car 285 del 1926 nella consapevolezza che, oltre ad essere divertente, anche questo può contribuire ad attirare l'attenzione degli spettatori verso il motorismo storico. Un viaggio in Grecia, e ad Atene in particolare, può riservare molte sorprese, anche a chi è appassionato di motorismo storico. Un'anteprima l'abbiamo già vista parlando del viaggio organizzato dallo Sport Club Il Velocifero di Rimini, che nel programma ha inserito anche la visita a due musei dedicati al motorismo. Sono quello motociclistico, realizzato da Takis Mariolopoulos, e quello automobilistico, allestito da Teodoro Karagionis. Due collezionisti che hanno deciso di mettere a disposizione degli altri gli oggetti della loro passione. Potrebbe apparire un po' forzato parlare di musei di argomento motoristico in una città che è stata la culla della cultura e in una terra dove storia e mito si abbinano alle bellezze naturali per affascinare milioni di visitatori. Il Partenone e gli altri tempi dell'Acropoli, con il relativo museo, il Palazzo del Parlamento, con il cerimoniale del cambio della guardia mutato nel tempo, l'antica Agorà, lo stadio Panatenaico, che ci riporta alla rinascita dei Giochi Olimpici, o il vicino Capo Sugnon, con la magica atmosfera del Tempio di Poseidone, capace di affascinare e incantare anche Lord Byron, sono e saranno alcuni degli innumerevoli punti di attrazione di Atene. Ma tutto questo non impedisce che la capitale greca sia in grado di offrire motivi di interesse anche in altri settori, tali da dedicare un po' di tempo della nostra vacanza per conoscere su quali basi appoggiano le fondamenta della storia del motorismo in Grecia. In questa occasione andiamo a conoscere l'Hellenic Motor Museum, che copre una superficie di ben 5.000 metri quadri negli ultimi tre piani del complesso edilizio Athenian Capitol,
dove si trovano anche un parcheggio sotterraneo con 800 posti auto, un cinema, un teatro, un ristorante e vari negozi. È una struttura moderna e razionale, a due passi dal Museo Archeologico Nazionale. È ben indicata ed è difficile non accorgersi che ospita anche il Motor Museum, visto che nelle vie prospicienti ci sono delle vetrine con esposte delle auto d'epoca e relative scritte che indirizzano verso questa costruzione. Una volta all'interno del museo vero e proprio, lo spettacolo che si apre al visitatore è notevole, con la presenza di oltre 110 vetture, delle quasi 300 che fanno parte della raccolta di Teodoro Karagiannis. La mostra è a rotazione, così da offrire sempre nuovi argomenti di interesse ai visitatori. Il parco macchine spazia dalla fine dell'Ottocento alla soglia degli anni Ottanta del secolo scorso. Ad essere sinceri, si dovrebbe dire che si parte dalla preistoria, con la macchina a propulsione pedestre dei Flintstones, e si arriva sino alla Formula 1 attuale con il simulatore di guida simile a quello impiegato dai vari team della massima serie dell'automobilismo sportivo. Le auto esposte sono molte delle più prestigiose della produzione mondiale, spaziando da Bentley a Bugatti, da Aston Martin a Ferrari, da BMW a Porsche, da Alfa Romeo a Jaguar, da Daimler a Rolls Royce, da Ford a Cadillac, con alcune versioni fuori serie che sono state costruite in un esiguo numero di esemplari. La maggior parte delle auto presenti nel museo provengono da aste inglesi o da collezioni straniere e solo qualcuna era in circolazione in Grecia negli anni di produzione. Grande cura è stata posta anche nell'ambientazione storica, con il rifacimento di un'officina meccanica degli anni 20 e con la presenza, lungo le pareti, di pannelli che riproducono immagini delle auto esposte. Il museo, che si trova agli ultimi tre piani di un palazzo, è servito dagli ascensori, ma la salita o la discesa conviene farla a piedi, lungo la rampa spirale che caratterizza la facciata dell'Athenaeum Capitol, dove sono esposte ben 72 ruote, dalle prime di epoca sumerica a quelle attuali in materiali compositi. In attesa di conoscere anche quello delle moto, ricordiamo che per chi avesse in programma un viaggio in Grecia e volesse visitare il Museo delle Auto, trova le indicazioni necessarie sul sito www.hellenicmotormuseum.gr. Alla mostra del motociclo, che si svolge nell'ambito della Fiera Campionaria di Milano, in programma dal 12 al 25 aprile del 1954, la Motom presenta il 48E, il modello che può essere considerato l'ultimo stadio evolutivo della prima versione del ciclomotore a quattro tempi, che a partire dal 1947 è diventato uno dei simboli della motorizzazione popolare del secondo dopoguerra in Italia. Il primo 48E è anche il primo Motom equipaggiato con la sospensione posteriore. Almeno apparentemente, questa è la sola innovazione rispetto ai 5 modelli prodotti in precedenza dalla casa milanese, che ha dato una nuova interpretazione a quelli che erano considerati gli standard costruttivi delle biciclette a motore. Se comunemente si trattava di una vera e propria bicicletta a cui veniva applicato un motore, fin dal primo Motom invece si trova davanti ad un veicolo con le caratteristiche tecniche di una motocicletta, ma che conserva la praticità e la funzionalità di impiego delle biciclette a motore. Le peculiarità che contraddistinguono tutti i modelli Motom 48 sono costituite dal telaio e dal motore. Come abbiamo già ricordato, dal Motomic del 1947 alla 48E del 54 sono stati operati tantissimi interventi volti sia a migliorare certi componenti sia ad ottimizzare le procedure di realizzazione e di montaggio per contenere i costi. Ma tutto questo non incide sulle caratteristiche estetiche e tecniche. Il motore riprende i concetti della prima unità disegnata da Battista Falchetto, un tecnico che si è formato alla Lancia, dove ha lavorato a lungo assieme allo stesso Vincenzo Lancia. Si tratta di un quattro tempi con testa e cilindro in lega leggera, con sedi valvole riportate e camicia in ghisa incorporata di fusione. Le misure di alesaggio e corsa sono di 39x40 mm e con il rapporto di compressione di 7:1 la potenza massima è di 1,6 cavalli e 5500 giri. La distribuzione a valvole in testa parallele comandate da aste e bilancieri, l'accensione a volano magnete filso, la lubrificazione automatica con 300 grammi d'olio contenuto nella coppa che chiude inferiormente il blocco motore. E l'alimentazione è assicurata da un carburatore Weber con diffusore da 14 mm. La trasmissione primaria è a ingranaggi, la frizione è a disco singolo a secco e il cambio è a tre marce comandato da manopola girevole sul manubrio.
la trasmissione secondaria è a catena, che serve anche per l'impiego dei pedali, nel caso si voglia usare il motom come fosse una semplice bicicletta. La pedaliera è collegata con una catena molto corta ad un pignone con ruota libera montato sull'albero condotto del cambio e affiancato dal pignone della catena di trasmissione. La pedaliera serve anche per l'avviamento da fermo, che richiede una procedura un po' particolare. Si deve inserire la terza marcia del cambio e sbloccare quello che è chiamato il bottone di avviamento sul lato destro all'altezza del copricatena. Tirandolo verso l'esterno, si svincola la trasmissione tra i cambi e la ruota motrice. A questo punto si dà una pedalata energica e, ruotando di circa un quarto l'acceleratore, il motore si avvia. Adesso non resta che tirare la leva della frizione, inserire la prima e, controllando che il bottone sul carter sia rientrato automaticamente, si è pronti per partire. Il telaio è formato da un trave in lamiera stampata che va dal canotto al perno del mozzo posteriore. In realtà si tratta di due semigusci, quello di destra e quello di sinistra, che sono saldati sul piano longitudinale. Quanto appena detto potrebbe sembrare una precisazione di poco conto, invece è opportuno ricordare che questa soluzione viene impiegata solo a partire dal 1950, dato che sulle tre versioni precedenti i due gusci sono quello superiore e inferiore e vengono uniti sul piano longitudinale. Il serbatoio, che ha la capacità di 3,5 litri, di cui mezzo litro costituisce la riserva, viene infilato nel foro centrale ricavato tra i due semigusci e questo spiega la presenza del tappo di rifornimento su un lato e non nella consueta posizione centrale. La sospensione anteriore è affidata a una forcella parallelogramma in lamiera stampata con molla centrale che lavora in trazione. La grossa novità introdotta nel 1954 riguarda la sospensione posteriore, che viene affidata a due guide telescopiche in cui è contenuta una molla. È un sistema non troppo raffinato, ma giustificato dalle prestazioni e dal peso contenuto di soli 41,5 kg. A garantirne un discreto comfort di marcia contribuisce la sella, che è regolabile in altezza, nell'inclinazione e nel carico della molla. Le ruote hanno i cerchi in lega leggera con pneumatici da 200x18, con i mozzi centrali montati su cuscinette e sfere e hanno i freni a tamburo centrali da 105 mm di diametro. I freni sono entrambi comandati a mano mediante le leve sul manubrio, ma con una disposizione insolita rispetto alla consuetudine. Infatti, quella di destra, dal lato dove c'è l'acceleratore, aziona il freno posteriore e non l'anteriore, che è comandato dalla leva inferiore che c'è a sinistra. Da questa parte c'è anche quella della frizione, che abbiamo già visto parlando dell'avviamento, ed entrambe le leve sono coassiali alla manopola girevole del cambio. Dopo aver conosciuto il Moton 48 nei dettagli, non resta che ricordarne le prestazioni con la velocità massima di 55 km all'ora, il consumo medio di un litro ogni 75 km e il prezzo, che nel 1954 era di 115.000 lire, 10.000 lire in più rispetto alla versione equivalente senza sospensione posteriore. Nei raduni di auto d'epoca qualche volta può capitare di imbattersi in una vettura che sembra una bianchina, ma di dimensioni ancora più ridotte. E visto che miniaturizzare una macchina che misura meno di 3 metri non è certo cosa consueta, non stupisce che Gabriele Ardori, il collezionista proprietario di questa microvettura, abbia posto sul sedile del passeggero un cartello che chiarisce ogni dubbio e ci informa che si tratta di una Vespa 400 della Piaggio. La decisione della casa di Pontedera di chiamare quella che dovrebbe essere la vettura d'esordio tra i costruttori di automobili come lo scooter che l'ha resa famosa è sintomatica dell'intenzione di affacciarsi in questo nuovo settore sfruttando un nome che è già una garanzia. La Piaggio intraprende lo studio di una microvettura fin dai primi anni 50 e vengono realizzati diversi progetti, compreso uno che prevede la disposizione del motore e la trazione anteriore. Il progetto definitivo si concretizza con una vettura a tre volumi con il motore alloggiato posteriormente. La produzione viene trasferita alla controllata francese ACMA, Atelier de Construction Motocycle Automobile, e la presentazione viene fatta al Salone di Parigi del 1957. La decisione di produrla in Francia è determinata dalla necessità di non alterare il rapporto con la Fiat, che alla Piaggio fornisce le lamiere, e che pochi mesi dopo la presentazione della Vespa 400 lancia sul mercato la nuova 500. Per la Vespa a quattro ruote viene costruito un motore bicilindrico a due tempi,
che con misure di alesaggio e corsa di 63x63 ha la cilindrata complessiva di 393 cm3, il rapporto di compressione è di 6,41 e la potenza massima dichiarata è di 14 cavalli a 4700 giri. Il cambio è a tre rapporti più retromarcia, con la seconda e la terza sincronizzate e la trazione posteriore. Le dimensioni esterne sono molto contenute, con una lunghezza massima di soli 2,83 m e la larghezza di 1,27 m. A farla sembrare ancora più piccola contribuiscono le ruote da 10 pollici. Le porte sono due ad apertura controvento, i sedili sono solo due e la portata della macchina è di 220 kg, ovvero le due persone alloggiate davanti e l'eventuale bagaglio che trova posto sul ripiano posteriore, non essendoci un vero e proprio bagagliaio. Alla comodità del guidatore e del passeggero contribuisce l'ampio spazio per le gambe. Il vano anteriore, che ha il coperchio fisso, è praticamente vuoto e contiene solo la batteria e le sospensioni a ruote indipendenti secondo lo schema MacPherson. La ruota di scorta è alloggiata sotto il sedile del passeggero, che si ribalta in avanti. La Vespa 400, che in Italia è stata venduta in pochissimi esemplari, è in grado di sfiorare i 90 km all'ora con un consumo medio di un litro ogni 20 km. In Francia è rimasta in produzione sino al 1961 per un totale di 30.000 esemplari. È stato presentato allo stand dell'ASI, nell'ultima edizione di Old Time Show alla Fiera di Forlì, il nuovo volume intitolato Otello Buscherini, che è stato realizzato e edito dall'omonima associazione dedicata allo sfortunato pilota forlivese. Il libro nasce da un'idea e dal coordinamento di Luciano Sansovini, il fondatore dell'associazione Otello Buscherini, che per la realizzazione dei testi si è avvalso della collaborazione di altri autori e soprattutto di Luigi Rivola per il capitolo Corri Otello Corri. Dopo questa sorta di introduzione che ci fa conoscere la storia del pilota, il racconto continua con le immagini. Più che delle parole scritte, la vita e la carriera agonistica di Otello Buscherini viene illustrata attraverso quello che si potrebbe chiamare l'album fotografico della sua vita sportiva, e non solo. Il racconto è fatto attraverso le immagini, che lo ritraggono e ce lo fanno conoscere nel corso degli anni, documentando così la sua grande vitalità, con quel perenne sorriso sulle labbra e la dolcezza dello sguardo frutto della sua passione verso la moto e per tutto quanto le sta attorno. Assieme a Sansovini, a Rivola e molti altri sostenitori dell'associazione, all'iniziativa sono intervenuti in ricordo di Otello Buscherini, la figlia Solidea, il fratello Arnaldo e l'ex campione italiano di motocross Afro Rustignoli, grande amico di Otello che poi ha sposato la vedova. Tra il folto pubblico presente, assieme ai giornalisti, al presidente dell'ASI Roberto Loi, ai due vicepresidenti Maurizio Speziali e Ariel Azzori, sono venuti tanti piloti che di Otello sono stati soprattutto amici e ammiratori e qualcuno anche rivale, come Roberto Gallina, Pierpaolo Bianchi, Loris Reggiani e Mario Lega, con quest'ultimo che ha voluto anche ricordare qualche episodio degli anni trascorsi assieme sulle piste. Nelle corse il nome di Buscherini è legato a quello della Malanca, la moto con cui è ritratto sulla copertina del libro e con cui è balzato agli onori della cronaca tanto con la 50 quanto e soprattutto con la 125. E proprio l'analisi tecnica di quest'ultima trova spazio in un capitolo specifico che aiuta a capire di quali mezzi disponesse e soprattutto come mai poche volte i risultati siano stati adeguati alle sue effettive capacità. Nel volume non manca l'albo d'oro della sua carriera, che iniziò il 27 marzo del 1966, quando sedicenne debuttò con il secondo posto in una gara del trofeo cadetti, passa attraverso i titoli tricolore vinti nei cadetti nel 68, nel campionato della montagna nel 69 e quelli di velocità nel 73 e 74. Buscherini è stato un pilota eclettico, capace di stabilire dei record di velocità nelle cilindrate più piccole, ma anche di correre con le grosse nell'endurance e di ottenere successo in tre gran premi, due nella 125 nel 1973 e uno nella 350 nel 75, per arrivare a quel triste 16 maggio 1976, quando a causa di un grippaggio della sua Yamaha 250 durante il GP delle Nazioni al Mugello, una caduta e le inadeguate misure di sicurezza di allora misero fine ad ogni sua ambizione. Nel libro non manca un riferimento all'ambiente e all'atmosfera che Buscherini ha assaporato fin da bambino, con un capitolo dedicato ai pionieri del motociclismo romagnolo scritto dal professor Augusto Farneti. È una breve ma completa panoramica su tutti i piloti che fino agli anni 50 hanno contribuito ad infiammare l'agone motociclistico nazionale oltre che quello locale.
Sono state le imprese dei vari Dario Ambrosini, Terzo Bandini, Luigi Arcangeli, detto il Leone di Romagna, Riccardo Brusi, Sante Geminiani, Francesco Lama, Massimo Pasolini, il papà di Renzo, Alano Montanari, Orlando Valdinoci, che gli hanno trasmesso quell'amore, quella passione verso il motociclismo. Il volume è disponibile nelle librerie oppure può essere richiesto all'Associazione Otello Buscherini all'indirizzo righetto.buscherini@interfree.it. L'edizione primaverile della mostra Scambio di Novegro ha confermato l'importanza dei mezzi impiegati dalle istituzioni per la salvaguardia di una fetta importante del patrimonio motoristico. Anche in questa occasione lo stand realizzato dalla sezione milanese dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha offerto la possibilità di ammirare due pezzi importanti della storia di questo corpo. Sono stati esposti l'autoscala assemblata negli anni 20 sull'autocarro Fiat 15 Ter e la Bianchi S9 del 1939, una vettura civile che venne requisita nel 1943 per essere impiegata come macchina antincendio dopo essere stata equipaggiata con una pompa stantuffi, oltre ad essere la prima auto del Corpo dei Vigili del Fuoco di Milano ad essere dotata di radiomobile. Se i veicoli storici dei Vigili del Fuoco sono inconsueti e poco conosciuti, il discorso cambia allo stand della Polizia di Stato, almeno quando ci si trova di fronte all'Alfetta 1008 del 1978, una vettura rimasta in servizio sino alla fine del decennio successivo, e con la Moto Guzzi Falcone, che con vari compiti è stata impiegata dagli anni 50 ai primi anni 80. Il discorso cambia con l'Alfa Romeo AR51, il solo fuoristrada realizzato dall'Alfa Romeo, conosciuto anche con il nome di Alfa Matta. Il motore è lo stesso della 1009 Bialbero e la colorazione è quella rossa amaranto, che è stata impiegata sino al 1961. Sempre in tema di veicoli in esposizione, si deve ricordare che il registro storico Fiat ha scelto il tema anni 50-60 con l'affascinante 1002 Gran Luce, caratterizzata dalla colorazione bicolore, e alcune versioni dell'850, tra cui la Spring della Seata, realizzata sul pianale della Super con carrozzeria in stile retro. In netto contrasto tecnico-funzionale, la scelta del registro NSU, con alcune versioni della Prince che sono state esposte assieme alla Kattenkrad, un semicingolato a metà tra una moto e un trattore, che venne impiegato dall'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. In ambito più strettamente commerciale, si devono ricordare due modelli piuttosto inconsueti degli anni 30. Sono la Balilla Sport Coupé del 1934 con carrozzeria realizzata in Francia da Clément Clèche e che è stata esposta assieme ad un Topolino B del 47 e la Mercedes 170 Cabriolet, una 1007 4 cilindri valvole laterali che ha segnato anche la ripresa della produzione della casa tedesca nel secondo dopoguerra. Per gli appassionati di fuoristrada d'epoca e di Land Rover in particolare, il Land Rover Team ha proposto un esemplare assemblato dalla Minerva in Belgio della 80 pollici del 1952. La parte meccanica era costruita dalla Rover, mentre l'azienda belga provvedeva alla carrozzeria. E forse ancora più rara, la 107 Station Wagon del 1958, che è stata prodotta per il mercato inglese in soli 239 esemplari. Questa edizione di Automoto Collection non si è limitata ai motori, ma si è svolta in contemporanea con Brocantage, un altro degli appuntamenti del Parco Esposizione di Novegro con il mondo del collezionismo, offrendo così ai visitatori l'opportunità di diversificare i loro interessi. La candidatura all'UNESCO di Torino Capitale Mondiale del Motorismo Storico e del Design è stata presentata ufficialmente dal sindaco Piero Fassino. Alla conferenza che ha illustrato il ruolo della città subalpina per legittimare questa richiesta sono intervenuti Maurizio Braccialarghe, assessore alla cultura del comune, Roberto Loi, presidente dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, e Giorgio Andrian, consulente ASI incaricato di realizzare la documentazione da presentare all'UNESCO. È stato fondato il Registro Storico Triumph per censire e catalogare le motociclette presenti in Italia che sono state costruite dalla casa inglese a partire dal 1902. L'iscrizione è gratuita ed è riservata a tutti i modelli prodotti da almeno 15 anni e tra le più recenti alle tre cilindri da 885 cm3 a carburatori della serie Thunderbolt, Thunderbolt Sport, Legend TT e Adventure. Per saperne di più, visitare il sito www.registrostoricotriumph.it.
E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del collezionismo.